ma ormai è tutto magna magna, signora mia, è sempre è vero. È tutto vero. Non c'è industria, non c'è interesse, non c'è cultura, non c'è conoscenza dell'argomento, non c'è niente e non ci sono soldi. A Milano spamano Kaiju numero 8, manco fosse la venuta di Cristo, non so se dagli una speranza. Allora, indipendentemente da questo, Sega, il discorso è, cioè, secondo me bisogna scindere l'opera in sé, che non ho ancora letto e che leggerò a breve sicuramente, perché ora mi sto recuperando tanta roba underground e voglio iniziare a spammare roba underground sul canale, voglio iniziare a riparlarne perché mi ero incastrato, no, non ci si incastra mai nell'animazione, ma comunque mi ero soffermato un po' di più sull'animazione. Però il fenomeno che sta avvenendo in Italia, in tutto il mondo, del manga come unica fonte di introiti per le case editrici, o comunque fonte importante, a parte i soliti Tex, Bonelli vari, è un fenomeno sicuramente da osservare. È un fenomeno da osservare non tanto per l'attrazione, anche un male, da un certo punto di vista, perché ovviamente questo mercato va un po' a nascondere, va un po' a insabbiare il mercato italiano, che ha da rivelare tantissime cose interessanti, ma è figo come fenomeno perché ci fa capire, uno, l'amore del pubblico italiano per il Giappone e per il modo di scrivere le storie in Giappone. Ma è interessante scoprire come il Giappone abbia saputo fare della sua varietà, della sua targetizzazione varia e soprattutto il fatto di avere anche autori che si concentrano esclusivamente su opere underground, esclusivamente su opere sperimentali, un successo qua in Italia, perché l'Italia si è rotto il cazzo, si è rotta il cazzo della pappa, cioè della zona played, cioè si è stancata di vedere o la storia alternativa dell'autore un po' underground che ci racconta i suoi problemi personali e dall'altra parte Tex che spara ai criminali e a quelli che gli mancano di rispetto. Ovviamente c'è una zona grigia infinita dentro il mercato italiano, soprattutto nell'underground, soprattutto nel fumetto indipendente, ma è un fumetto che vende meno rispetto al mainstream, ovviamente, se no non sarebbe underground, e soprattutto non attrae così tanto il pubblico. Quindi le cose sono due: o si inizia a vendere bene il fumetto underground, oppure si inizia variare e a far capire con una buona opera di convincimento del pubblico, con una buona opera, con buone mosse di marketing, che anche il mercato italiano può effettivamente proporre tanta varietà e non solo dei poli ben precisi. Il mercato giapponese si è inserito qua, si è inserito in tutto il mondo con questa varietà. C'è il fumetto per bimbi, il fumetto per adolescenti, il fumetto per adulti, il fumetto per gli impiegati, il fumetto per le massaie, il fumetto da leggere quando sei al parrucchiere e non sai che cazzo fare, il fumetto muto, il fumetto coi balloon, il fumetto. Cioè, hanno una varietà infinita. Action, fantascienza, horror, c'è una grande scuola dell'horror in Giappone. Fumetti romantici per le ragazzine, adolescenti che hanno voglia di sognare, di avere la loro prima cotta, fumetto pornografico, fumetto erotico, fumetto comedy erotico, fusioni di tutti i generi. Ragazzi, dove vogliamo andare? Non si sa. È difficile solo venderlo un fumetto di fantascienza. C'è chi ci prova, guardate per esempio Iperurania di Guarnaccia, è un signor fumetto di fantascienza, ne ho anche parlato sul mio canale YouTube, ma cazzo, se vendono 1.000 copie è un successo e non va bene. Non va bene. L'autore più complicato secondo te? No, più complicato è un aggettivo un po' strano. Io ti dico il mio preferito e secondo me quello, cioè veramente il boss. Per me il fumettista più bravo, fumettista completo, cioè autore e disegnatore, più bravo in assoluto adesso in Italia vivente è Gipi. Né più né meno, cioè lui è proprio il migliore. Oi, Poi là, quella. GOAT, bro. Dimmi, mio zio fa il fumettista e lavora solo per la Francia, ora in Italia per lui è impossibile lavorare decentemente. Se ne è parlato, chi fa il fumettista in Italia deve fare anche altro. Locandine, fiere, miliardi di firmacopie, poster, illustrazioni, commission, vendere le tavole originali quando finisce una storia. Deve cercare di tamponare come può. Perché si lavora sugli anticipi, gli anticipi non sono molti, e anche le aziende che pagano meglio, Bonelli, Panini e Bao, non riescono a sostenere l'economia che invece gira in Francia, dove in realtà si pagano veramente tanto gli autori, veramente tanto. È una cosa culturale intrinseca, o credi che anche il ministero abbia delle colpe? Il ministero, aka.
Il ministero. Io so che lo dici con innocenza, ma non gliene frega. Io allora, non posso dire, però per fare un paio di cose mi sono informato sui finanziamenti pubblici. Ok? Voi non avete idea, ragazzi. Avete presente quando al bar sentite i discorsi dei vecchi? Ma ormai è tutto magna magna, signora mia, è sempre pe... È vero. È tutto vero. È una merda. Una merda. Per aspettare dei fondi pubblici, dei fondi dello Stato, per fare un film d'animazione, per produrre qualcosa di culturalmente buono in Italia dal punto di vista animazione e fumetto, devi aspettare 3 o 4 anni, ti danno 2 euro e intanto il progetto è morto. Non c'è industria, non c'è interesse, non c'è cultura, non c'è conoscenza dell'argomento, non c'è niente e non ci sono soldi. È tutto vero. Quindi le uniche speranze per produrti qualcosa di animato in Italia è trovare 500.000 sponsor, sperare che questi 500.000 sponsor ti diano 4-5 anni per finire un film, perché sennò non lo fai, perché mentre produci un film non puoi guadagnare, non puoi vivere, non puoi pagare le bollette, mantenere i tuoi figli, mantenere la tua famiglia, mangiare, non puoi fare nulla, quindi devi fare altre 100 cose per campare, insegnare in una scuola, commission, fare fumetti, cioè fare illustrazioni ovunque, per cercare di campare, intanto vai avanti con il film, poi butti fuori il film, incassa 10.000 euro, ci hai rimesso, ma hai fatto il film per fare il film. Grazie e arrivederci. Questo è quello che succede in Italia attualmente. Non è retorica, non sono lamentele sterili, è quello che con l'animazione succede in Italia. Nel fumetto è tutto diverso, se volete ne parliamo stasera. La Rai, che è l'unica che produce, che è l'unica che assomiglia a un'industria dell'animazione, ma non è un'industria dell'animazione, fa così. I sleep. Poi si sveglia dopo un anno, due, fa real shit e decide di produrre un film. Produce un film, incassa anche benino e poi I sleep. Fine. Non è che con il ricavato dei soldi prende, non lo so, fa un film da 300.000 euro, che è pochissimo per un film d'animazione, però produce con 300.000 euro. Ne fa 1 milione, ok? Rimangono 700, togliendo tutte le spese, non sto a mettere il marketing, eccetera, eccetera. Gli rimangono 700.000 euro. Che cazzo fai per creare l'industria? Semplice, ma è ma è che proprio sono cazzate, non è difficile. Prendi 100.000, li tieni per te e te li sputtani, ok? È il tuo guadagno quello, tienitelo, ok? Non parlo di tasse, contributi, perché proprio non ha senso, però 100.000 me li tengo, me ne rimangono 600.000. Produco un altro film da 300.000 euro, cioè il Colossal, e con gli altri 300.000 produco 3 film più piccoli o corti. Tanti corti e studio i nuovi registi emergenti di animazione. Produco 3 film da 100.000 euro più piccoli. È così che si crea l'industria. No, se ne produce uno, si incassa e poi ci si riaddormenta. Si aspettano altri fondi e poi se ne riproduce uno. Ma questo dovrebbe essere fatto anche col cinema normale, eh? L'errore, un altro, ora fra poco si parte, un altro errore grande che fanno gli studi d'animazione, no, scusate, che fa la Rai nel produrre film d'animazione, e che fa dei film del cazzo. Non sempre, però fa molto spesso film del cazzo, fa film per bimbi piccolini proprio, che va bene, però sono film che vendi solamente a loro e basta. E soprattutto sono film senza anima, cazzo. Non c'è un'idea, non c'è nulla, è proprio il classico compitino per far andare le famiglie al cinema con le scuregge, ruttini dei personaggini, come se fossero dei dementi, bimbini che vanno a vedere il film. Non sono dei dementi, però qui non si parla nemmeno del lato artistico, perché non se ne esce, sto parlando più che altro del fattore imprenditoriale, economico della cosa. È vero che c'è una nuova percezione nel pubblico, generalista anche del fumetto, no? Finalmente hanno capito che c'è possibilità di business, più che altro nel fumetto. L'animazione H, lasciala stare, in Italia è morta l'animazione, non è inutile nemmeno parlarne. È inutile parlarne, parlano così dell'animazione giapponese, americana, appunto, cioè, ma non c'è l'animazione in Italia, non esiste l'industria dell'animazione in Italia. Esistono 3 studi grossi che ogni tanto producono qualcosa per miracolo, basta, questa è l'animazione in Italia. Per quanto riguarda il fumetto invece, dove c'è un po' più movimento, dove qualcuno effettivamente ha coraggio di finanziare, per esempio Vao a volte produce, a volte stampa andando in perdita, ma non gliene frega un cazzo perché ci tiene al prodotto, ci tiene a far uscire il libro, cioè semplicemente vuole produrre il libro di Guarnaccia, gli piace la storia di Guarnaccia,
ci ha speso 30, guadagna 31, è contenta, guadagna 29, è contenta lo stesso, perché ha stampato il bel libro di Guarnaccia. In che edizione poi? Non ce l'ho qua, Iperurania, ma è un'edizione incredibile, no? Cioè, non gliene frega nulla. E quindi c'è qualcosa che effettivamente interessa al pubblico. Ed effettivamente ci sono gli editori che fanno: cazzo, questi manghi chi vengono, vendono, eh? Invece di stare lì a interrogarsi del perché vendono, danno il merito alla serie anime, a noi che si sbava per il Giappone. È anche vero, per carità, però dobbiamo pensare più in grande. Non è solo così. Devi pensare anche ai sottotesti, all'inconscio della gente, alla voglia di comprare un prodotto. Perché la gente si avvicina a un determinato prodotto? Perché vuole leggere il prodotto cartaceo, scritto, dell'anime che preferisce? Può darsi. Che cazzo ne so, vuole sognare il Giappone, quindi legge una storia contemporanea? Può darsi. Ma voi mi volete far credere che tutte le persone che hanno letto Metamorfosi o che hanno letto Randagi, che ho consigliato io, lo fanno perché hanno visto la serie anime? No, non c'è la serie anime. Lo fanno tutte le copie che ho fatto vendere di Urasawa, che hanno trasposizioni anime, fanno cacare oppure non esistono? Lo fanno per sognare il Giappone? No, perché spesso le storie di Urasawa si ambientano in tutto il mondo. Guarda Monster. O Randage comunque prende in esame un Giappone un po' particolare, anche un po' drammatico. Ma no, semplicemente perché hanno una varietà enorme nei personaggi, nelle storie, nei target, nei temi, nei disegni, che purtroppo noi non riusciamo a vendere, perché c'è questa varietà in Italia, c'è, ma non riusciamo a comunicarlo bene. E soprattutto, questo è vero, non abbiamo nel mainstream una così grande varietà di generi, target e tematiche, e anche di stili di disegno. Uè, why yo! E finiamo qua il discorso.